L'emergenza climatica è paragonabile a quella della pandemia. L'Italia farà la sua parte con nuovi fondi. Lo afferma il presidente del Consiglio Draghi, che invita ad agire subito per fronteggiarla. Roberto Chinzani. Non c'è tempo da perdere. Mario Draghi ripropone l'urgenza di contrastare i cambiamenti climatici intervenendo in videoconferenza Climate Moment, iniziativa che apre la settimana dell'Assemblea Generale dell'ONU con i capi di Stato e di Governo. Senza un'azione rapida, sottolinea Draghi, non saremo in grado di contenere l'aumento della temperatura ad 1,5 gradi. Potrebbero non bastare le politiche messe in campo, con esiti catastrofici, conseguenze già sotto gli occhi di tutti, fenomeni meteorologici estremi e incendi come quelli che questa estate hanno devastato il Mediterraneo. Un'emergenza di pari entità, la pandemia, che stiamo ancora fronteggiando, continua a capo del governo, una sfida da combattere insieme nei fori internazionali come il G20, la COP26. L'Europa deve seguire la giusta direzione nel tagliare le emissioni. 100 miliardi sul tavolo e l'Italia farà la sua parte per affrontare la transizione ecologica, che non deve pesare su chi è più in difficoltà. Il governo lavora in questa direzione anche pensando agli interventi che saranno nel Consiglio dei Ministri di questa settimana per il caro bollette. La